Ed eccoci qua tornati, ragazzi. Vi volevo dire, mi è venuto in mente che il cavallo, o comunque tutti i cavalli di Assassin's Creed, gli sviluppatori li hanno creati in questo modo. Hanno preso lo scheletro di un essere umano, quindi di un essere umano all'interno del gioco, e gli hanno allungato gli arti e il tronco, il corpo, in maniera tale da farlo sembrare un cavallo. Perché? Perché non avevano altri tipi di scheletri all'interno del linguaggio di programmazione. E questa è una chicca particolare da sentire e e da sapere. Vabbè, comunque, regà, punti panoramici. Adesso faremo la nostra prima sincronizzazione all'interno di Assassin's Creed 1. Punti panoramici praticamente ti svelano tutto quello che c'è all'interno della mappa, in un determinato luogo attorno al punto panoramico. Sincronizziamo. Bellissimo il paesaggio, anche se all'interno della gola. E poi praticamente. Ma la vogliamo fare finita con i bug? Vabbè, allora ragazzi, finalmente siamo arrivati a Damasco, è stata abbastanza un'odissea fare questo punto d'osservazione, anche se dovrebbe essere facile in un gioco in cui i punti d'osservazione sono praticamente fondamentali per scoprire la mappa, ma ok. E finalmente siamo arrivati a Damasco, ragazzi, dove dovremmo occuparci di Tamir. Tamir, ora vedremo chi è, ma è uno dei nove, il primo della lista della caccia ai nove di Altair. Qua ci fanno vedere un altro tipo di attività che si può fare all'interno delle città, cioè il soccorso. Praticamente ci sono vari personaggi che vengono vessati dalle guardie cittadine e noi ho un altro bug, benissimo. Noi dovremmo uccidere le guardie cittadine per avere anche fuori sincro col doppiaggio, perfetto. In maniera tale da avere degli aiuti. Esempio, gli eruditi sono dei nascondigli mobili, oppure ci sono degli abitanti che, mentre tu sei inseguito dalle guardie, strattonano o tengono ferme le guardie. E vari altri aiuti. Quindi, se mentre a Masyaf si parlava di indagini per arrivare, al soggetto da uccidere, qua si parla di aiuti secondari. Eccoci qui, ragazzi, questo è il nascondiglio dove c'è il Rafik, che adesso incontreremo. Altair, che piacere vederti. È tutto intero. Altrettanto, amico. Mi dispiace dei tuoi guai. Non darti pena. Poco fa c'erano alcuni tuoi fratelli qui. Se avessi udito cosa dicevano, sono certo che li avresti uccisi all'istante. Non fa niente. Già, tu non sei mai stato portato per il credo, vero? È tutto. Scusa, talvolta mi lascio un po' andare. Quali affari ti conducono a Damasco? Un uomo di nome Tamir. Al-Mu'alim non gradisce il suo lavoro. Devo porvi fine. Dimmi dove trovarlo. Ricorderai come si fa a rintracciare una preda, vero? Certamente. Si impara dove sarà e quando. Ma quel tipo di compito è lasciato ai... Capisco. Vai a esplorare la città, scopri che cosa progetta e dove opera. È la preparazione a fare il vincitore. Che cosa puoi dirmi di lui? Tamir fa affari col mercato nero, quindi la tua destinazione è il distretto del Souk. Ti consiglierei di cercare in questi luoghi, un piccolo souk a nord-est da qui, la madrassa a est e i giardini a nord di questa sede. Concentrati su questi luoghi e imparerai molto su di lui. Immagino che tu voglia che torni qui una volta fatto. Sì, torna da me. Ti darò il segno di Al-Mualim e tu ci darai la vita di Tamir. Come desideri. Ricorda Altair, se finisci nei guai e la folla ti si rivolta contro, torna in questo covo. Posso offrirti riparo dalla tempesta. Bada però, se i tuoi nemici sono troppo vicini, la mia porta rimarrà chiusa finché non li avrai seminati. Mi hai capito? Sì, portare qui dei nemici comprometterebbe la confraternita. Molto bene, adesso vai.
Vissuto tra il 1147 e il 1191, Tamir è stato un facoltoso e importante mercante di Damasco. Fu il primo templare che Al-Mu'alim fece uccidere dal Tahir per recuperare l'onore perduto. Era situato nel distretto povero di Damasco. Tamir era il più grande contrabbandiere di Damasco. Alcuni osservano che potrebbe essere stato il più grande contrabbandiere di spade, lance e armature in tutta la Terra Santa. Nel corso della sua vita aveva ucciso molta gente e ne andava fiero. Tamir è un nome ebraico che ha come significato maestoso o ricco ed è legato al nome femminile Tamar, che significa palma da datteri. Salute e pace, Altair. Stai cercando informazioni per eliminare Tamir, giusto? Temo di non poterti aiutare. Ma Bahir forse sì. Non dovrebbe essere molto distante da qui. Dunque, te che hanno mandato, eh? Scelta interessante. Ma non sta a me giudicare. Il Rafik mi ha chiesto di tenere d'occhio il souk controllato da Tamir. Ecco ciò che ho appreso. C'è un gruppo di fomentatori che si raduna presso l'uscita sud-est. Loro e le guardie non si vedono di buon occhio. Trova il modo di ottenerne la fiducia e potrai contare sul loro aiuto. Hai capito bene? Sì. Devo consegnare la lettera al vostro amico mercante. E sai chi vedere? Lo stesso uomo di sempre. Non sognarti di rivelare la mia presenza in città. Abbiamo molti occhi. Molti orecchi. E molte armi, sì. Buone per far tacere chi parla troppo. Lo so bene. Avete la mia parola. Bene, allora sbrigati. Non c'è molto tempo. Qui troverete di tutto, amico. Vi interessa c'è niente che io non abbia. Dio onnipotente. Altair scoprì che i fabbri del Souk al-Sila fabbricavano delle armi, abbastanza da armare 1000 uomini. Ma che le armi non erano destinate a Saladino, che Tamir controllava personalmente l'operato dei suoi sottoposti e aveva convocato tutti i mercanti del Souk per una riunione, e che i tetti nord-est del Souk fornivano un facile accesso al cortile centrale. Apprese inoltre che dopo l'assassinio avrebbe potuto fuggire sui tetti scalando le travi o dall'uscita sud-est del Souk con l'aiuto dei vigilanti. Altair, benvenuto, benvenuto. Ho fatto ciò che mi hai chiesto. Ora dammi il segno. Ogni cosa a suo tempo. Dimmi cosa sai. Tamir controlla il Souk al-Silah. Sta facendo fortuna con la vendita di armi e armature e molti lo sostengono in questo. Fabbri, mercanti, finanzieri. È il più grosso mercante di morte della regione. Hai escogitato il modo per liberarci da quell'impiastro? Si terrà un'assemblea al Souk al-Silah per discutere di un'importante vendita. Dicono che sia il più grosso affare che Tamir abbia mai fatto. Sarà distratto dal lavoro. Colpirò allora. Il tuo piano sembra sensato. Ti do licenza di andare. Sia fatto il volere di Al-Mu'alim. Puoi rimanere qui finché non sei pronto. I tuoi uomini non sono riusciti a rispettare la consegna, perciò io ho deluso il mio cliente. Ma ci serve più tempo. Questa è la scusa dei pigri o degli incompetenti. Tu cosa sei? Nessuno dei due. I miei occhi dicono altrimenti. Ora dimmi, che cosa intendi fare per risolvere il nostro problema? Quelle armi servono adesso. Non vedo soluzione. Gli uomini lavorano giorno e notte, ma il tuo cliente chiede troppo. E la destinazione... è una strada difficile. Vorrei che fabbricassi armi con la stessa abilità con cui fabbrichi scuse. Ho fatto il possibile. Non è abbastanza. Allora forse chiedi troppo. Troppo? Ti ho dato tutto! Senza di me saresti ancora a incantare serpenti per qualche moneta. In cambio ho chiesto solo di rispettare l'ordinativo che ti ho dato. E dici che chiedo troppo? Come osi mancarmi di rispetto? Calma, Tamir. Non volevo insultarti. Allora ti conveniva tacere! No! Fermo! Fermo? Ho appena cominciato! No! Fermati! Sei venuto nel mio souk, davanti ai miei uomini! E hai osato insultare me! Stare! Tu! Porto! No.
Lascialo lì. E sia di lezione a tutti voi. Pensateci due volte prima di dirmi che non si può fare. Ora tornate al lavoro. Trovate la pace. La pagherai per questo. Tu e i tuoi simili. Sembra che siate voi solo a pagare, amico mio. Non trarrete più profitto dalla sofferenza. Mi hai preso per un mercante di morte qualunque, un parassita della guerra. Strano bersaglio, non trovi? Perché io, quando tanti altri fanno lo stesso? Vi considerate differente, dunque? Oh, ma lo sono. Giacché servo una causa ben più nobile del mero profitto. Come pure i miei fratelli. Fratelli? Ah, credi che agisca da solo? Sono solo una pedina. Un ruolo da interpretare. Presto conoscerai gli altri. E non gradiranno quello che hai fatto qui. Bene, sono ansioso di sbarazzarmi anche di loro. L'orgoglio ti distruggerà, ragazzo. E Tamir è andato, ragazzi. Dopo ogni uccisione degli obiettivi dei nove di Altair, ci sarà sempre l'allarme cittadino. Ve lo faccio vedere così brevemente, però nelle prossime volte lo salterò perché è solamente una fuga verso la dimora degli assassini. M'è giunta voce della tua vittoria, Altair. Hai la mia gratitudine e la mia stima. Grazie. È un peccato che gli altri assassini continuino a portarti così poco rispetto. Rafik, non mi curo del giudizio altrui. Come vuoi, Altair, informa al Mualim della tua vittoria. Sono sicuro che avrà altro lavoro per te. Fuori dalla macchina, signor Miles. Che succede, Doc? La signorina Stillman insiste ancora che la faccia riposare. Senti, ti va di dirmi chi gli ha ficcato una scopa nel culo? Abbiamo una scadenza, una settimana. Anzi, sei giorni. Scadenza? Non posso parlarne. Dai, mettiti nei miei panni. Sono tenuto in ostaggio da un gruppo di scienziati, almeno credo che siate scienziati, e obbligato a passare tutto il giorno dentro una macchina del cavolo. Non volete dirmi che cosa cercate o perché lo volete, ma dovrei ringraziarvi se mi mantenete in vita. Che situazione di merda! Mi spiace, ma è così. Cosa vuoi che faccia? Vediamo. Magari darmi delle risposte? Non posso. Ed è meglio così. È più sicuro. Più sicuro per chi? Per entrambi. Ehi, ho una domanda a cui credo potrai rispondere. Dimmi. Com'è che ogni tanto la gente là dentro parla come se venisse dal futuro? Dal futuro? Cioè, dal presente. Adesso. Oggi, insomma. Forse avrai notato che il linguaggio odierno è diventato ufficiale anche in Terra Santa. Sì, esattamente. L'Animus traduce in linguaggio moderno ciò che considera importante. Perciò aspettati qualche anacronismo. Credo che potrei renderlo più autentico, ma hai mai letto Dante Alighieri? Chi? Già, non è il tuo genere. Puoi dirmi altro dell'Abstergo? Che cosa fate qui? Insomma, oltre a tenermi prigioniero. L'Abstergo è una delle case farmaceutiche più grandi del mondo. La sua specialità sono gli antidepressivi. Ci sono delle informazioni su quel computer. Ma mi hai detto che non stiamo testando un farmaco. Allora che cosa c'è sotto? Non mi piace questo discorso. Quindi è presumibile che l'Animus non faccia parte della sua immagine pubblica? Non hai visto la pubblicità in TV? Oddio, ha anche il senso dell'umorismo. Mi spiace, Desmond, ho del lavoro da fare. Come ti ho detto, se vuoi sapere di più della società, da un'occhiata al computer. Le telecomunicazioni sono particolarmente interessanti. Devo dirvi la verità, ragazzi, nel mio primissimo gameplay ero talmente preso dai ricordi di Altair che non mi sono soffermato tantissimo sulla lore della storia attuale, quindi nel presente di Desmond. E invece ci sono molte c'è molta lore al suo interno, soprattutto nei computer dell'Abstergo. Adesso questo ovviamente è un contratto dell'Abstergo nei confronti dei
suoi impiegati, ci sono ovviamente informazioni confidenziali con notevole investimento di tempo, energia e denaro, non bisogna diciamo diffonderle, anche perché poi si verrebbe messi sotto, tremete sottoterra. Però Lucy, in questa mail, per esempio, chiede: ma che fine ha fatto Leila? Che altro non è che quella che lavorava, diciamo, prima di lei al suo posto o una cosa del genere. E Warren gli dice: niente, torno al lavoro, abbiamo una scadenza, eccetera, eccetera. Però poi si vedrà la risposta di Warren: si è uccisa perché ha avuto dei problemi col suo ragazzo, torna a lavorare. Un po' strana come spiegazione. Invece qua abbiamo sempre Lucy che scrive a Warren: oggi ho trovato di nuovo la tua penna con chiave di accesso, scritto in caps lock, nel parcheggio. Devi cominciare a tenerla in tasca e non lasciarla pendere dal camice, eccetera, eccetera. Quella è la penna che noi dovremmo rubare e dopo ovviamente vi farò vedere a cosa servirà. Servirà a accedere a questo computer, al quale adesso purtroppo non abbiamo neanche la possibilità di interagire, però dopo con la penna potremo farlo. Potremmo accedere anche al computer dell'Animus in maniera più approfondita e potremmo anche accedere Non al... posso, devo lavorare. Esatto. Alla stanza, questa qua dove c'è la vetrata, con la chiave d'accesso barra un codice che troveremo tra le mail. E all'interno di questa stanza ci sarà, un altro PC da poter, esplorare. E magari ci farò un video standalone perché, questa è una procedura che penso l'80% delle persone che hanno giocato ad Assassin's Creed 1 non ha fatto mai. Andiamo, signor Miles, il tempo è tiranno. Dov'è Lucy? Ah, tranquillo, ci raggiungerà presto. Perché fate tutto questo, Doc? Che cosa sperate di ottenere? Ha acceso la televisione di recente? Ho letto il giornale. Non mi interessa molto quella roba. Allora, permetta che le faccia un riassunto. Il mondo è nel caos. È patetico, davvero. Se ne sarà accorto di persona. 1.000 anni la separano dal suo antenato e la società è rimasta altrettanto barbarica, altrettanto stupida. E voi cosa cercate? L'ordine, signor Miles. Il mondo ha bisogno di ordine. È questo a cui aspiriamo ed è questo che lei ci sta aiutando a ottenere. Si aspetta che io creda che stiate costruendo un domani migliore? È esattamente ciò che facciamo. La razza umana ha bisogno di una direzione. Vuole sapere perché è qui. Che cosa dovrebbe fare? Ebbene, noi glielo diremo, e quando avrà capito come vivere la propria vita, tutto sarà migliore. Migliore come? La fine di tutti i conflitti, grandi e piccoli. Non è ciò per cui vi adoperate voi assassini? La pace in ogni cosa? Gliel'ho detto, non sono un assassino. Certo. Ancora non capisco cosa c'entro io. Col tempo, signor Miles, col tempo capirà. Oppure no, a me non importa, purché lei ci mostri dov'è. Dov'è che cosa? Scusate il ritardo, siamo pronti? Sì, andiamo. Avanti, si sdrai. Hai agito bene, Altair, e confido che questo sarà solo il primo di molti successi. Tamir ha detto di conoscervi bene e che il mio lavoro ha un significato più ampio. Il significato non deriva da un solo atto, ma dal contesto nel quale viene compiuto, dalle conseguenze che genera. Allora c'è altro che dovrei sapere? Altair, il tuo peggiore fallimento è nato dal sapere troppo. Se scelgo di celarti delle informazioni, è solo per garantire che tu non compia lo stesso errore una seconda volta. Capisco. No, non capisci. E continuerà così finché non avrai appreso la lezione. Tuttavia, hai agito con competenza. Pertanto ti restituisco un rango e un pezzo del tuo equipaggiamento.
Ora va ad Acri o a Gerusalemme. In entrambe le città ci sono uomini che richiedono le tue attenzioni. I capisede ti diranno altro su ciò che deve essere fatto. Ed eccoci qui ad Acri, ragazzi. Incredibile. Incredibile i bug che sto incontrando in questo gameplay, raga. Ma in che senso Altair va a 10 metri d'altezza e poi ricade e non si è fatto niente? Vabbè. Comunque, oggi facciamo fuori il Garniero di Naplusa. Quindi, classe 1147, esattamente come Tamir. E dal 1190 fino alla morte è stato il Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri. E di conseguenza anche un Templare operante in Terra Santa. Il suo nome reale era Garnier de Naplusa. Ah, Altair. Un uccellino mi ha detto che saresti passato di qui. Al-Mualim ha ordinato l'esecuzione di Garniero di Naplusa, perciò eccomi qui. Che cosa sai dirmi di lui? È il Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri. E ovviamente risiede nel loro distretto. Altro non ti so dire. Ti suggerisco di cercare in città. Vedi cosa riesci ad apprendere dagli abitanti. Dimmi dove si radunano e vedrò di scoprire qualcosa. I giardini pubblici a nord, ciò che ne rimane, sono un buon posto per iniziare. C'è anche un mercato abbandonato a nord-ovest che merita una visita. E la chiesa di Maria di Joseph a ovest resta un punto d'incontro molto frequentato. Questi tre luoghi dovrebbero essere sufficienti ai tuoi bisogni. Apprezzo le informazioni, Rafik. Le metterò a buon uso. Mi raccomando. Hai saputo di Alain? L'arciere a guardia dell'ala est? Il fratello di quel poveraccio si è beccato una freccia nella gola. Dubito che supererà la notte. Come fa a lavorare sapendo ciò che accadrà? Ho visita al fratello spesso, così quando posso lo copro. Non in questo momento? No, ho una faccenda di famiglia da sbrigare. Meglio per lui che il medico non sappia della sua diserzione. Non lo saprà, se tieni chiuso il becco. Tranquillo, so tenere un segreto. È un bene che tu sia qui, fratello. La tua lama mi farà comodo. Ci sono troppi arcieri in giro e ciò mi complica il lavoro. Uccidili, tutti! E potrei facilitarti l'eliminazione del cerusico pazzo. Bada però che devi riuscirci senza farti vedere. Se dovessero scoprirti darebbero l'allarme e saresti costretto a ricominciare. Ben fatto, Altair. Ora che quegli arcieri sono morti posso tornare ai miei affari. Prendi, è una commessa per le riparazioni nell'ospedale di Garniero. Potrebbe esserti utile. A Garniero nacque in Francia nel 1147, si trasferì a Gerusalemme dove costruì il suo ospedale dove poteva effettuare i suoi esperimenti. La famiglia di Garniero aiutò Re Riccardo e così facendo Garniero divenne il Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri. Tempo dopo si avvicinò ai Templari e decise di unirsi a loro perché quest'ultimi gli avevano promesso delle persone per appunto i suoi esperimenti. Garniero divenne un Templare al servizio del Gran Maestro Roberto di Sable. In una lettera che Altair ruba ad un uomo di Acri c'è un collegamento tra lui, un mercante di armi di Damasco chiamato Tamir, e Talal, uno schiavista che procurava a Garniero i prigionieri per i suoi esperimenti. Usava delle erbe allucinogene capaci di distaccare dai propri sensi e capaci di mutare un nemico in un amico. Per la gente curava le persone, ma in realtà gli faceva diventare pazzi. Nella realtà Garniero muore nel 1192. Altair, come procede la caccia di Garniero? So quando e come colpire. Dividi con me ciò che sai, dunque. Risiede e opera nell'ospedale del suo ordine, a nord-ovest. Girano voci di atrocità commesse tra quelle mura. Pare che il cerusico si diletti nel fare esperimenti su cittadini innocenti, molti dei quali rapiti e portati qui da Gerusalemme. Astuto. Prendendo i soggetti da un'altra città, evita di sollevare troppi sospetti qui. Ma tornando alla questione, qual è il tuo piano? Garniero resta per lo più nei suoi alloggi all'interno dell'ospedale, benché occasionalmente esca per visitare i pazienti. Ma è durante una di queste visite che colpirò. È evidente che ci hai riflettuto. Ti do licenza di andare. Rimuovi quest'onta da Acri, Altair. Forse aiuterà a mondare la tua. Resta qui finché non sarai pronto per la missione. Avanzamento. Aiutatemi! Vi prego! Dovete aiutarmi! Basta, figliolo! Ti ho chiesto di prelevare il paziente, non di ucciderlo. Avanti. Avanti, andrà tutto bene. No,
Su, no. Dammi la mano. Non mi toccate. Vi prego. Ricaccia la paura, altrimenti non posso aiutarti. Aiutarmi? Come avete fatto con gli altri? Avete preso le loro anime. L'ho visto. L'ho visto. Ma la mia no. No. Non l'avrete! Ah! Cerca di controllarti. Credi che questo mi faccia piacere? Credi che voglia farti male? Ma non mi lasci altra scelta. Ogni sua parola nasconde un secondo fine. Sono tutte bugie e inganni. Non sarà contento finché non ci chineremo tutti dinanzi a lui. Non avresti dovuto farlo. Riportatelo ai suoi alloggi. Tornerò quando avrò finito di curarmi degli altri. Non potete trattenermi! Fuggirò di nuovo! No, infatti. Spezzategli le gambe. Mi dispiace, figlio. Non avete altro di meglio da fare? Ci fa male, lo nego. Un piccolo scotto da pagare. Col tempo ne converrai. Liberatevi del fratello. Ah, ora avrò riposo, Il sogno senza fine mi chiama. Ma prima di chiudere gli occhi, devo sapere che ne sarà dei miei figlioli. Coloro che avete fatto soffrire con crudeli esperimenti ora saranno liberi di tornare alle loro case. Case? Quali case? Le fogne? I bordelli? Le prigioni dalle quali li ho tirati fuori? Avete preso quelle persone contro la loro volontà? Sì, per quanto poca potessero averne. Sei in vero così ingenuo? Accontenti un bambino piangente solo perché frigna? Ma voglio giocare col fuoco, padre. Che cosa gli diresti? Fa come credi. Ma la tua risposta lo farebbe ustionare. Quelli non sono bambini, ma uomini e donne cresciuti. Nel corpo, forse, ma non nella mente. Era quello il danno che cercavo di riparare. Lo ammetto, senza il manufatto che voi ci avete rubato, i miei progressi sono rallentati. Ma ci sono le erbe, misture ed estratti. Le mie guardie ne sono la prova. Erano dei pazzi prima che li trovassi e li liberassi dalle prigioni e della loro stessa mente. E alla mia morte, pazzi ritorneranno. Credete davvero di averli aiutati? Non è ciò che credo, è ciò che so. Quali nuove, Altair? Garniero è morto. Allora dovresti tornare a Masyaf con notizie della tua vittoria. C'è qualcos'altro. Parlamene dunque, o vuoi che ti legga la mente? Cosa credi che volesse da quegli sventurati? Che gradissero gli esperimenti che conduceva su di loro? Il tuo compito non è chiedere, Altair, ma agire. Non importa che cosa facesse o perché, conta solo che sia morto. Ma sembrava che credesse davvero di aiutare quella gente. È ciò che hai veduto? No. Ciò che ho veduto non era un luogo di cura, ma di pena. Allora perché ne stiamo discutendo? Io non lo so. Scorda ciò che ho detto. L'ho già fatto. Avanzamento. Hai notizie per me, Altair? Garniero di Naplusa è morto. Eccellente. Non potevamo sperare in un esito più propizio. Tuttavia... Che c'è? Egli affermava la nobiltà della sua opera. E a ripensarci, coloro che ritenevamo suoi prigionieri sembravano essergli grati. Non tutti, certo, ma abbastanza da farmi chiedere come riusciva a trasformare i nemici in amici. Coloro che comandano troveranno sempre dei modi per farsi obbedire. È questo che li fa comandare. Quando le parole falliscono, ricorrono al denaro. Quando esso non basta, si avvalgono di cose più basse. Corruzione, minacce e altri tipi di inganno. Esistono piante, Altair, erbe da terre lontane, capaci di distaccare dai propri sensi. È tale il piacere che procurano che gli uomini possano diventarne schiavi. Pensate che fossero drogati? Avvelenati? Sì,
se davvero era come mi hai descritto. Erbe. Certo, uno strano metodo di controllo. I nostri nemici mi hanno accusato di fare lo stesso. La promessa del paradiso. Pensano che sia un giardino, pieno di donne e piaceri. Che io vi droghi come faceva Garniero con i suoi, e che vi tenti con le sue delizie. Essi non conoscono la verità. Ed è così che deve essere. Ma se lo sapessero, che ciò che vogliamo è la pace. Non avrebbero più paura di noi, e noi non avremmo presa su di loro. Vai, è tempo di proseguire il tuo lavoro. Hai riottenuto un altro rango e un altro pezzo dell'equipaggiamento. Parleremo di nuovo quando il prossimo sarà caduto. E siamo a 2 su 3, ragazzi. Il terzo è un personaggio abbastanza particolare e si trova in un distretto di Gerusalemme. Siamo arrivati finalmente alla grande mela della Terra Santa. In realtà in game non si differenzia tantissimo da Acri e Damasco, però fa sempre un certo effetto entrarci, no? Almeno secondo il mio personalissimo e modestissimo parere. Ma anche qui la musica non cambia, bisogna andare alla dimora degli assassini e parlare con Rafik, che ormai avrete capito che è praticamente un membro della setta degli assassini, Levantini in questo caso, che ha il compito di capire e carpire dove trovare le informazioni e quali informazioni trovare all'interno delle città. Ovviamente, essendo gli assassini una setta segreta, le entrate sul tetto, non bisogna dare nell'occhio come uno dei fondamenti del credo, anche se poi il gameplay è tutto fuorché non dare nell'occhio, però prima di cominciare a fare il nostro lavoro dobbiamo riferire a Rafik cosa dobbiamo fare. Lui ci dice dove potremmo raccogliere delle informazioni per raggiungere l'obiettivo della missione, raccogliere queste informazioni, condividere con Rafik il sapere che abbiamo accumulato e farci dare finalmente la piuma che poi dovremo sporcare col sangue della nostra vittima. Ma andiamo alla dimora. Salute e pace, Malik. La tua presenza qui mi priva di entrambe. Che cosa vuoi? Al-Mualim mi ha chiesto... Ti ha chiesto di svolgere qualche compito minore nel tentativo di redimerti. Sputar rospo. Dimmi che cosa sai di un uomo chiamato Talal. È compito tuo trovare e assassinare quell'uomo, Altair. Non mio. Faresti bene ad assistermi. La sua morte gioverà a tutti. Neghi che la sua morte giovi anche a te? Questo non è affar tuo. Le tue azioni sì che sono affar mio. Non aiutarmi allora. Lo troverò da solo. Aspetta, aspetta. Non ti farò girare a vuoto per la città come un cieco. Meglio che tu sappia da dove iniziare. Ti ascolto. Mi vengono in mente 3 posti. A sud, nei mercati al confine tra il distretto musulmano e quello ebreo. A nord, vicino alla moschea di questo distretto. E a est, di fronte alla chiesa di Sant'Anna, vicino alla porta di Babaria. Questo è tutto? È quanto basta per iniziare. È più di quanto meriteresti. Chissà che cosa riserva il futuro, quali tragedie può portare il domani. Difendetevi contro un futuro incerto. Proteggete coloro che amate. Lavorate duro e sarete ricompensati. Ci pensa Talal. Avete trovato la persona sbagliata. Non ho niente da dirti. Parlate con me o parlate con Dio. A voi la scelta. Non fermerai la sua opera. Non puoi fermarla. Fermare cosa? Quale opera? Li sta preparando per il viaggio. Un viaggio dove? Li tiene nel suo magazzino. E quando è il momento, vengono mandati ad Acri. Dov'è questo magazzino? E perché ad Acri? Talal mi dice solo ciò che devo sapere. Nient'altro. È più sicuro così. Per lui, forse. Tuttavia, temo che per voi. Abbiamo quindi capito che Talal fu uno schiavista durante la Terza Crociata. Il suo luogo di lavoro era un magazzino, il quale si trovava nel distretto ricco di Gerusalemme.
L'uomo era in segreto affiliato alla causa templare. Il suo ruolo, infatti, era quello di rapire gli abitanti della città e inviarli ad Acri, dove Garniero di Naplusa, il secondo obiettivo che abbiamo già ucciso, il capo degli ospitalieri, usava erbe per indottrinarli. Insieme a Talal, questi uomini avevano il compito di creare un esercito che avrebbe permesso la conquista della Terra Santa da parte di Roberto di Sable. Durante le indagini di Altair si scopre che Talal è un codardo, ma al suo fianco molti uomini pronti a sacrificarsi. Talal è un nome arabo che significa bello o mirabile. Se le guardie non agiscono, tocca a noi fare qualcosa. Quello che proponi è folle. Ma necessario? Quanti altri dovranno sparire prima che la popolazione reagisca? La cosa non ci riguarda. Non ancora, ma se restiamo passivi, lo farà. E che cosa proponi? L'ho osservato e ho scoperto tutto quello che c'è da sapere sulla sua operazione. È tutto qui, su questa mappa. Ispeziona la mercanzia tutti i giorni alla stessa ora. Sarà allora che colpirò. Hai in mano un pezzo di carta. Non ti salverà se venissi scoperto. Non ti proteggerà da frecce e da spade. Se tutto va bene, non ce ne sarà bisogno. Comunque, è un rischio che devo correre. Augurami buona fortuna, amico. Davvero? Ti servirà. Dovrei ucciderti per questo. Ma che razza di modi sono? Malik, sei qui per farmi perdere altro tempo? Ho trovato Talal. Sono pronto a iniziare la missione. Spetta a me deciderlo. Molto bene, ecco ciò che so. Egli traffica in esseri umani, rapisce gli abitanti di Gerusalemme e li vende come schiavi. La sua base è un magazzino situato nel Barbacane a nord. Sta preparando la spedizione di una carovana. Colpirò mentre esamina la mercanzia. Evitando i suoi uomini, uccidere Talal sarà una bazzecola. Una bazzecola? Ma sentilo, che arroganza. Abbiamo concluso? Sei soddisfatto di ciò che ho appreso? No, ma dovrà bastare. Riposa, preparati, piangi in un angolo. Fa quello che fai di solito prima di una missione, ma fallo in silenzio. Contro di lui. Non dovrebbe comportarsi come un bambino. Ci siano vendicati. E adesso, schiavista? Non chiamarmi così. Voglio solo aiutarli, come io sono stato aiutato un tempo. Aiuto. Date loro grande aiuto, imprigionandoli così. Imprigionarli? Li mantengo al sicuro, in preparazione del viaggio che li attende. Quale viaggio? È una vita di schiavitù. Tu non sai niente. È stata una follia persino condurti qui. Pensare che tu potessi vedere e comprendere. Comprendo quanto basta. Fatevi vedere. Ah, dunque vuoi vedere l'uomo che ti ha convocato qui? Non mi avete convocato voi. Sono venuto per conto mio. Sicuro? Chi ha disserrato la porta? Chi ti ha aperto la strada? Hai forse usato la spada contro uno solo dei miei uomini? No, tutto questo l'ho fatto io per te. Avanza nella luce dunque, e ti concederò un ultimo favore. Ora sono davanti a te. Che cosa desideri? Scendete qua giù. Chiudiamo questa storia con onore. Perché far sempre ricorso alla violenza? Non posso aiutarti, assassino, perché tu non vuoi aiutare te stesso. E non posso rischiare che il mio lavoro venga minacciato. Non mi lasci scelta. Devi morire. Così imparerai a non iniziare. Un gioco da ragazzi. Non perdete tempo. Fatelo fuori. Vieni qua.
Razza di incompetenti! Che vi succede? Tenetemelo lontano! Che me vuoi nei mezzi storti? Che me vuoi nei mezzi storti? La faccia lì! Via! Della violenza! Largo! Che bel capir! Non avete più dove fuggire. Svelatemi i vostri segreti. Il mio dovere l'ho fatto, assassino. La fratellanza non è così debole da fermare la sua opera solo per la mia morte. Quale fratellanza? Al-Mu'alim non è l'unico ad avere dei piani sulla Terra Santa. Questo è tutto ciò che saprai da me. Allora abbiamo finito. Chiedete perdono al vostro Dio. Ormai ti ha abbandonato da tempo. Come ha abbandonato gli uomini e le donne che ho colto tra le mie braccia. Che volete dire? Mendicanti, puttane, lebbrosi. Ti paiono adeguati come schiavi. Sono inadatti persino ai compiti più umili. No, non li ho presi per venderli, ma per salvarli. Tu invece ci uccideresti soltanto perché ti è stato chiesto. No, voi traete profitto dalla guerra, da vite perdute e spezzate. Sì, questo è ciò che credi, ignorante come sei. Hai isolato la mente. Dicono che è il meglio che la tua gente sa fare. Non cogli l'ironia di tutto questo? No, non ancora, pare. Ma lo farai. Altair, è una vera gioia vederti tornare. E com'è andata la missione? L'ho portata a termine. Talal è morto. Oh, lo so, lo so. Anzi, lo sa l'intera città! Hai dimenticato il significato della discrezione! Un bravo assassino si assicura che il suo lavoro sia notato da molti. No, un bravo assassino mantiene il controllo del suo ambiente. Possiamo discutere di dettagli quanto ti pare. Resta il fatto che ho portato a termine il compito affidatomi da Al-Mu'alim. Va dunque, tornatene dal vecchio. Vediamo se sta dalla mia o dalla tua parte. Tu e io siamo dalla stessa parte, Malik.